a tutti amici di Gamesurf, siamo a Milano Malpensa, sono le 6 del mattino, il sole sta sorgendo, appena smesso di piovere e noi stiamo per volare alla volta di Los Angeles per partecipare allo Star Trek Fan Day 2016. Hollywood, Sunset Boulevard. Esatto. No, thanks. What's up? Make up that shit, though. It's your boy Scrappy Doo out on Hollywood Boulevard. Woo-hoo, bro. You already know what's happening, man. Follow my Instagram at Daddy Is True. Daddy Is True. Hey. Okay. Thank you. E quindi siamo qui con Lorenzo. Yo. Siamo carichissimi per lo questa Star Trek sera, Fan Day. Esatto. Non abbiamo la minima idea di quello che ci aspetta. Qualcosa, qualche un po' l'abbiamo capito, ma non possiamo dire. Non possiamo dire, siamo sotto embargo. Esatto, c'è anche la polizia, infatti. Esatto, appena abbiamo nominato Star Trek la polizia si è fatta sentire. Non c'hanno i phaser, ma più o meno siamo lì. E niente. Si va. My name is Adam Savage. Welcome to the Star Trek Beyond fan event. Tonight, we are going to, yes, we are going to boldly go where no one has gone before. I want to say one thing. First of all, thank you all for coming out. But mostly, your seats are so much more comfortable than me. I'm so jealous of everyone I'm looking at. What is going on? It's insane. These are actually the very famous. Hey guys, I'm in my kitchen. Minds. All right, you guys mind taking a few questions? It was either him or the green Orion slave girl. It was like Russian roulette. If I saw him, I would squeak with terror. Some knowledge. Discovery of Star Trek was in another language. I was walking from one bedroom to the other, and my mother was sitting in front of the TV with her mother and her grandmother, and they were watching an episode of Star Trek in Spanish. It's such an incredible moment because I know that so many other young actors in the future are going to be stumbling their way around this lot, and Leonard will guide them in the way that he guided me, and he'll do that because we are about to unveil, and it is a great honor and my privilege to officially open at Paramount Studios Leonard Nimoy Way. So let's raise a glass and hold them in our hearts. Now. Yeah! Prima di andarcene, ovviamente, abbiamo ricevuto anche alcuni gift che adesso passo a illustrarvi brevemente, anche se è un po' difficoltoso. Prima cosa, ovviamente, le orecchie di Spock. Poi in un angolo del party c'era la possibilità di farsi stampare delle magliette e ovviamente non abbiamo rinunciato alla possibilità. Adesso provo a farvela vedere. Eccola qua. Oltre a quello c'è stato dato un plush del Tribble, che i fan della saga sicuramente ricorderanno. Ricordatevi, non dategli da mangiare. Ma arriviamo ai pezzi forti, che sono un invito per due persone per assistere alla premiere del film che si terrà al Comic Con di San Diego di quest'anno e soprattutto un poster delle dimensioni veramente imponenti. Infatti non so come farò domani a farlo passare all'imbarco. Poster a tiratura limitata, veramente molto bello. E che dire,
ci siamo divertiti, siamo veramente stanchi, infatti adesso andiamo a dormire, quindi da Los Angeles vi saluto, ovviamente lunga vita e prosperità.